caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Protagonista di oggi, un vero numero uno nella Chiesa Cattolica e non soltanto della Chiesa Cattolica, un vero numero uno del cristianesimo. Si chiama Ilario di Poitiers, padre della Chiesa, oltre che vescovo, teologo e santo. Sant'Ilario di Poitiers, 310 circa, 367. Questo è il periodo della sua vita. Tra le onorificenze che vanta c'è anche il fatto di essere patrono della città di Parma. Dicevo che la sua importanza non si limita, per quanto vasta, alla Chiesa Cattolica. Infatti è considerato santo anche dalla Chiesa Ortodossa e dalla Comunione Anglicana. Ha riunito, insomma, nella sua sapienza dottrinale e nel suo valore teologico, possiamo dir così, tre delle quattro confessioni cristiane più importanti al mondo. La sua riflessione di oggi ci parla ovviamente di spiritualità e la trovo molto profonda e soprattutto estremamente precisa per quanto riguarda proprio l'analisi del senso della spiritualità nella nostra vita, del senso della presenza spirituale nella nostra vita. Vi leggo innanzitutto il pensiero di Ilario di Poitiers e poi lo analizziamo brevemente. Prima di conoscere te, non esistevo, ero infelice, il senso della vita mi era ignoto e nella mia ignoranza il mio essere profondo mi sfuggiva. Grazie alla tua misericordia ho cominciato a esistere. So ora, senza ambiguità, che ho avuto l'esistenza dalla tua bontà. So che tu, che non avevi bisogno che io esistessi, non mi hai dato la vita per la mia sventura. Ecco alcuni punti, secondo me, estremamente rilevanti nel senso di fondamentali, che trascendono una singola specifica confessione, una singola specifica chiesa, ma che ancora oggi, dopo decisamente tanto tempo, valgono come punto di riferimento e testimonianza, vorrei aggiungere di più, come prova del valore del percorso spirituale che ognuno di noi, se vuole, può intraprendere. Innanzitutto, il senso della vita mi era ignoto. Ecco ancora il senso del pieno e del vuoto. Senza la consapevolezza di una presenza che trascende la mera esistenza materiale, si perde il senso della vita. Prima o poi si perde il senso della vita, perché il senso della vita è dimostrato dalla storia umana, non è prescindibile dalla presenza spirituale, dal senso della presenza spirituale. Attenzione che quella presenza spirituale sia vera o no. Non si sta parlando della prova dell'esistenza di Dio, si sta parlando della prova dell'imprescindibilità della spiritualità, del senso spirituale, un senso più alto rispetto a quello meramente materiale, che sia soltanto un desiderio, una speranza o un'illusione, non importa, fa parte, è parte della natura umana, è parte fondamentale della natura umana. E da qui il mio essere profondo mi sfuggiva quando non comprendevo il senso spirituale, perché il nostro essere profondo può essere pensato oltre che riconosciuto, pensato soltanto nella prospettiva, cioè nella relazione con la dimensione spirituale. E poi so ora,
senza ambiguità, che ho avuto l'esistenza dalla tua bontà. Dio è e non può essere altro che bene. La direzione spirituale, in altri termini, non può che essere bene e non può che indirizzarci al bene. E, infine, tu non mi hai dato la vita per la mia sventura. La certezza che questo bene è costitutivo del mio essere umano. Il bene, la direzione del bene che, nella nostra prospettiva, è la direzione della nostra realizzazione, è la necessità da parte della direzione spirituale, dell'energia spirituale. Se noi seguiamo la legge spirituale, ci ribadisce anche Ilario di Poitiers, non possiamo che realizzare noi stessi e il meglio per noi. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.